già anticipato in discussione generale, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo provvedimento. Mi duole dover prendere atto che su un provvedimento così importante, come sottolineava anche il collega Romeo, che per la prima volta o quantomeno per la prima volta in questa legislatura si cerca di impegnarsi per la piccola impresa e per il piccolo commercio, la Giunta praticamente non sia presente. Ringrazio chiaramente chi è presente, ma c'è un deserto tra i banchi della Giunta che per me è abbastanza significativo, visto anche che poi chi o parte di chi ha fatto polemica sull'amichetta lombarda e anche chi generalmente difende la grande distribuzione e le grandi lobby a scapito di chi stiamo difendendo e tutelando oggi è sicuramente significativo. Quindi l'ho detto prima in dichiarazione generale, in discussione generale, che ci sono stati problemi in commissione, c'è stato ostruzionismo da parte di due gruppi che hanno cercato di tirare a lungo un provvedimento che sembrava così semplice, a tutela di chi chiaramente vive una difficoltà di una concorrenza sleale e a tutela dell'agricoltura locale, della panificazione e dell'artigianato locale, delle capacità e professionalità che in Regione Lombardia è anni che si tramandano di famiglia in famiglia. Quindi sicuramente noi voteremo in modo favorevole, ribadisco, mi spiace davvero vedere che la Giunta non sia presente se non in un paio di componenti per un provvedimento a nostro modo di vedere così importante, e mi spiace anche che la Lega abbia fatto un piccolo passo indietro su una questione veramente importante che noi sostenevamo, come quella relativa al pane senza glutine, spostando da impegno e invito un ordine del giorno che già ha una forza sicuramente non pari a quella di un emendamento. Fare un piccolo passo indietro quando invece si chiedeva di tutelare dei cittadini che sono in forte difficoltà e che vivono delle problematiche reali legate ad aspetti di salute, ecco, io non me lo sarei aspettato. Avevamo fatto un provvedimento che con questo ordine al giorno che noi sostenevamo in pieno, hanno deciso di fare un mezzo passo indietro, invece avrei chiesto un forte impegno da parte della Giunta per i cittadini che oggi vivono maggiori difficoltà rispetto ad altri che sono comunque in difficoltà. Quindi io dichiaro voto favorevole per questo provvedimento.